fatto la storia della Juve, però non è una famiglia agnelli, insomma è la storia, è la storia di una famiglia che tiene moltissimo alla Juventus e credo che gli permette di mantenere all'apice di questo marchio. Il marchio Juventus è esportato in tutto il mondo, la famiglia vuole dei sentimenti particolari, valori umani particolari, educazione, credo che questo sia stato fondamentale per chi ha giocato alla Juventus. Quando vai alla Juventus venivo dall'Avellino, ero un po' emozionato anche perché insomma andavo a sostituire un mito come Zoff, andavo a giocare con 8 campioni del mondo, andavo a giocare con 2 giocatori più forti, gli stranieri più forti del mondo, insomma l'unico pirla ero io, però insomma Pirla ha fatto strada. Ormai ha trovato l'assetto giusto con l'allenatore Antonio e gli ha dato un'impronta particolare, un'impronta che ormai con 1 o 2 innesti credo che sia per un triennio o quadriennale, come si dice, la Juve potrà arrivare alla Champions League e vincerla e poi finire un ciclo, no? Solo per te. Quando fischia l'inizio ed inizia quel sogno che sei. Presidente, ci dica la gioia di stasera per questa inaugurazione di questo grande club. No, è stato un evento bellissimo, il merito dell'organizzazione va a tutti i ragazzi che insieme a me hanno voluto con forza e con determinazione la creazione di questa nuova associazione che si prefigge ovviamente di parte. Si prefigge l'obiettivo quello di fare proselitismo e di unire più possibile gli juventini di Ustuni e gli juventini della provincia di Brindisi. Invito, colgo l'occasione, ringrazio Teleradio Città Bianca per essere venuto a questa manifestazione, anche coloro i quali che stasera non c'erano qui a venirsi a iscrivere per dare sempre maggiore forza a questo club che porterà come vantaggio, grande vantaggio di poi poter andare a vedere lo stadio della Juve, andare a vedere le partite perché godremo del diritto di prelazione sui biglietti. Poi l'evento è stato c'è stata la ciliegina sulla torta perché si è presentata una vecchia gloria della Juventus, un uomo che ha dato tanto alla Juventus come Stefano Tacconi e quindi la gioia così è stata più completa. Per sempre sarà.